Shalom Akiam, Shalom Yashagala, Israele. Eccoci qua di nuovo per le vie e per le strade, nello spirito, nella Rukha Kutash, nello spirito di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, a portare il lavoro, il ministero e la verità della Sacra Bibbia. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Creatore Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, Ba'asham, Rukha Kutash. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Great New Stone GMS, Gran Pietramolino, per averci insegnato la verità e per il loro ministero al servizio di Yahawah Yahawah Shai, e Shalom agli eletti della Casa di Israele, a coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo, che servono il Signore Yahawah Ba'asham Yahawah Shai. Shalom. 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 E oggi, sempre ringraziando il Padre Onnipotente, Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, ricordiamo sempre che il nome di colui che ha creato i cieli e la terra e coloro che vivono, che abitano la terra, nell'antico ebraico, nella lingua santa, la Shawan Kadash, è Yahawah, che significa colui che è o colui che esiste. E lo chiamiamo, lo preghiamo, lo adoriamo e lo serviamo sempre nel nome di suo figlio, nostro Signore e Salvatore, che nell'antico ebraico si chiama Yahawah Shai, che significa colui che è o colui che salva, è il Salvatore, che il mondo oggi dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il falso nome di Gesù e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Siamo qua a chiamare il vero popolo di Israele, ad avvertire, a profetizzare al vero popolo di Israele, che sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America per la maggior parte, che siamo dispersi in tutto il mondo, secondo la profezia. Siamo il popolo della Sacra Scrittura. I così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America sono il popolo della Sacra Scrittura. Siamo il popolo santo, ok? E mediante la Rukha Kutash, che è lo Spirito Santo, nel nome di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, speriamo di essere edificanti e di fare questo lavoro di ministero nel modo giusto e nel modo corretto. Come ha detto il fratello Kalam, ha già dato l'introduzione, chi siamo? Siamo i veri figli di Yashar Allah, che vuol dire Israele, che vuol dire i figli dei principi, okay? Perché siamo i figli del Padre. Siamo quei figli che sono caduti nel libro di Genesi, capitolo 6, ok? E ora ringraziamo il Padre attraverso suo figlio Yahawah Shai, ci ha ridato questa verità che appartiene a noi. È il respiro che il Padre ha respirato su di noi, le sue leggi e statuti, ok? Ringraziamo il Padre che abbiamo questa verità oggi, di cui è un nostro dovere di venire fuori a spargere questa verità ai figli di Israele, chiamandoli di svegliarsi, ok? Di venire proprio nel riposo, perché in questa verità troviamo riposo. Il riposo non è in questo mondo qui. Il riposo non è nei soldi che accumuliamo negli anni. Il riposo non è avere un bel lavoro, una bellissima carriera. Il riposo vero si trova nella verità, ok? E noi sappiamo che se ci teniamo forte fino alla fine, siamo promessi un nuovo regno dove i malvagi non ci saranno più. Un nuovo regno dove avremo pace, ok? Una pace infinita. E speriamo e preghiamo sempre che il Padre Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, che ci conta tra quei numeri che saranno salvati. Oggi vogliamo parlare di fede, perché la fede è un pilastro molto importante in questa verità. Senza fede non facciamo niente, non concludiamo niente. Perciò andiamo direttamente a prendere dal libro di Ebrei, capitolo 11. Leggiamo. Vai. Questo è il libro dei Romani, al capitolo 8, al versetto 14, che dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Coloro che sono guidati dallo Spirito del Padre sono i figli del Padre. Questo così conosciamo chi sono i figli del Padre. Ok, lo Spirito del Padre consiste nel fare la sua volontà. Perciò coloro che non fanno la volontà del Padre non hanno lo Spirito del Padre. E se lo Spirito del Padre non dimora con te, vuol dire che un altro spirito dimora con te. Non c'è viceversa, ok? Come ben sappiamo, comunque la carne, questo non è il mio, la carne è la copertura dello spirito. Che sappiamo che la carne torna a polvere, mentre lo spirito è quello che torna a padre, e poi il padre lo rimanda sulla terra in una nuova carne. Dimmi la scrittura, okay? Lo spirito di questo di qua. Aspetta che tiriamo fuori un precetto, okay, riguardo questa cosa che hai detto.
No, mi spirito gusto di fare ecclesiasticos. Quindi sappiamo che se dentro di noi come... Libro di ecclesiaste. Ecclesiaste. Questa roba che hai detto. Vediamo un po' di... Ok. Sì, come dice il fratello, il corpo, ok, è polvere, tornerà alla sua, alla sua provenienza, tornerà dove è venuto, ma lo spirito è eterno e torna al Padre. Okay? Questo spirito viene giudicato e viene rimandato su questo pianeta qui per ripagare tutto quello che ha fatto. Questo è il libro dell'Ecclesiaste al capitolo 12 al versetto 7 che dice: prima che la polvere torni alla terra come prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Perché è lo spirito quello che muove il corpo, è come una macchina, è come la macchina... La bicicletta non va da sola, non pedala da sola, la macchina non va da sola, ci vuole il conducente. E il conducente del nostro corpo è lo spirito. E come dicevi tu, Hak, se non abbiamo lo Spirito Santo, se non abbiamo lo Spirito del Padre dentro, abbiamo un altro spirito. Abbiamo uno spirito mondano, uno spirito... Se non abbiamo il bene, abbiamo il male. È un po' come quando nei cartoni animati vediamo che c'è l'angioletto cattivo e l'angioletto buono che ti parla, che ti consiglia. Perché com'è che agisce uno spirito? Uno spirito agisce che ti consiglia, ti mette, ti dice cosa fare, oppure ti avverte, ti dice stai attento. È quella voce dentro di noi, lo spirito, che oggi il mondo fraintende e ci dice di ascoltare il nostro cuore. Allora fraintende lo spirito con il cuore. Ma quello perché questo mondo è carnale, perché l'obiettivo di coloro che governano oggi il mondo, l'obiettivo di quelli che oggi sono al potere. Infatti, tira fuori il precetto che hai tirato inizialmente. Romani? Sì, che è importante. Perché il fratello sta cercando di tirare fuori un punto molto importante. La carnalità e lo spirito sono due cose diverse, ok? Il fratello prima aveva letto, vai. Guarda, se prendo il precetto che c'è prima, in Romani capitolo 8 dal versetto 12, dice: così dunque, fratelli, Non siamo debitori della carne per vivere secondo la carne, okay. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Non siamo debitori della carne, ma se viviamo secondo la carne, moriremo, ok? E la domanda è: cosa fa il mondo oggi? Il mondo vive attraverso la carne, ok? Tutti cercano di trovare carriere per soddisfarsi il proprio ego. Tutti cercano i lavori, i soldi, è tutto per vivificare la carne. Ma c'è lo spirito che va nutrito. Lo spirito, come il corpo lo dai da mangiare, devi dare da mangiare anche allo spirito. E cosa è quello che vivifica lo spirito? Questa verità qui. Se tu dai da mangiare al tuo corpo e non dai da mangiare allo spirito, stai sbagliando. Perché è lo spirito che mette in piede il corpo. Vai. Questo è un precetto, questo è il nostro Signore Yahweh Shai, che ti dice proprio quello che hai appena detto tu. Quando il Signore viene guidato nel deserto, dopo che il Signore, dopo il battesimo di Giovanni, riceve lo Spirito Santo che è uno spirito di verità, è quella voce dentro di te che ti dice qual è la cosa giusta, qual è la verità, qual è il cammino corretto. Il Signore va nel deserto per essere tentato da Satana, e Satana subito lo mette alla prova e dice... Questo è Matteo capitolo 4, leggo dal versetto 1, tanto è lì. Dice: allora Yahweh Shai fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli gli rispose: sta scritto, non soltanto di pane vive l'uomo, cioè di pane solido, di pane carnale, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E qual è la parola di Dio? È la scrittura. Quando uno dice vorrei che il Signore mi parlasse, apri la scrittura, c'è una testimonianza. Questo è un libro scritto più di 4.000 anni fa, a partire da Mosè, a continuare con Samuele, a continuare con Re Davide, Re Salomone, i profeti, Isaia, Geremia, che hanno contribuito tutti mossi dallo Spirito del Padre. Quindi, come ha detto prima il fratello, c'è il nostro corpo umano, come ci ha detto anche il nostro Signore Yahweh Shai, non solo di pane solido ha bisogno, ma abbiamo bisogno del pane e della parola di Yahweh Shai. Perché quando arriva il momento della fame, veramente, quando arriva veramente che i supermercati non hanno più da mangiare, non hanno più cibo, come ti nutri tu? Dove trovi la tua forza? La trovi nello spirito, la forza di andare avanti. Quando non ci sarà più questa solidità, la trovi nello spirito. È per questo che il Signore ti dice: non solo di pane abbiamo bisogno, ma soprattutto di quello che viene dalla parola del Signore, è di quello che naturalmente abbiamo bisogno.
è come il nostro corpo, come noi mangiamo ogni giorno colazione, pranzo, cena per il nostro corpo, allo stesso modo abbiamo bisogno della scrittura. Ma cosa ha fatto l'uomo bianco? Cosa ha fatto coloro che governano il mondo oggi? Coloro che hanno creato religioni, istruzione scolastica? Cosa hanno fatto loro? Hanno tolto la spiritualità. Attraverso le religioni tu non senti spiritualità, perché quando loro ti leggono una scrittura del genere, loro non, anche il battesimo che è spirituale, perché il Signore quando battezza, ti battezza nello spirito, non ti battezza con l'acqua che è simbolico. Cioè quello che oggi gli edomiti di questa terra, coloro che nella Bibbia sono chiamati edomiti, sono i diavoli di questa terra, sono gli ingannatori. L'inganno più grande, il lavoro più grande che hanno fatto è quello là di uccidere la spiritualità dentro di noi, di uccidere il nostro spirito, di sottomettere il nostro spirito e di spingere una loro spiritualità. Infatti per appoggiare il fratello, se si guarda bene, il lavoro che fanno è quello di far addormentare lo spirito, ok? Da tutti i punti che volete, anche spiritualmente, anche fisicamente. Per esempio, l'acqua che beviamo che arriva nella casa è stracarico di florori, ok? Di cui i florori cosa va a fare? Va a attaccare il gene di Dio che hai, la ghiandola pineale, ok? E loro, questo è un modo per capire che i malvagi stanno governando questo regno qui. E il loro primo lavoro è quello di distruggere tuo spirito. Perché tuo spirito ora, tuo corpo è il tempio del Padre, hai capito? Bravissimo. E hanno sempre fatto la stessa cosa quando avevamo il tempio fisico, perché bisogna capire questa verità passa dalla carnalità che stavamo parlando, dalla carnalità alla spiritualità, ok? Il Padre ha fatto vedere un esempio di tutto quello che deve arrivare, ha costruito un tempio fisico, ha costruito un altare fisico, dove quando pecchi, vai a pagare, a fare un sacrificio per avere il tuo peccato remesso, ok? Ma adesso le cose sono cambiate. Ha mandato suo figlio Yahawashai, ok? Lui è ora il sacrificio perfetto. Adesso quando ci pecchiamo, abbiamo dei problemi, non dobbiamo più andare a fare sacrifici sugli altari, ok? Yahawashai è il sacrificio perfetto, ok? Di cui hanno distrutto il nostro tempio a quell'epoca, nel 70 AD, i romani sono venuti, hanno distrutto il nostro tempio. E l'hanno sempre fatto, anche durante i tempi dei babilonesi, hanno distrutto il nostro tempio. E ogni volta che cerchiamo di tornare a costruire questo tempio, vengono a impedirci. E questo racconto si trova nel libro di Neemia, si trova nel libro di Esdra. Ci impediscono sempre per costruire questo tempio. Perché non sa la chiacchia, perché loro lo sanno che il potere del popolo di Israele è lo spirito, è la forza che viene dal Padre Onnipotente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Lo spirito è forte. E loro sanno che se noi torniamo al nostro Padre, se abbiamo un'unione, se continuiamo a seguire questo libro come è, ci verrà rimesso di quel potere assolutamente intoccabile. Avevamo il potere che ha fatto partire il Mar Rosso in due, avevamo il potere che ha fatto cadere le mura di Gerico, e loro sanno che se torniamo a questo potere saremo infermabili. Ma come è che non vogliono? Vanno sempre ad attaccare questo nostro tempio. Ora i tempi sono passati perché hanno distrutto quel tempio fisico, ma ora il tempio nostro è il corpo e lo spirito che porta questo tempio, come dice il libro di Primi Corinzi, il tuo corpo è il tempio di Dio, hai capito? Perciò loro adesso cosa cercano di fare? Di disturbare il tuo spirito, ok? E lo fanno in maniere diverse, come ho detto prima, contaminano l'acqua, contaminano l'aria che respiri, contaminano il cibo, adesso tirano fuori la frutta che cresce normalmente e ti portano quelli geneticamente modificati. Adesso cosa fanno? Ti vengono fuori con diverse filosofie, dicono che no, veniamo dalle scimmie, non siamo questo, i scienziati hanno la strada, sono i nuovi profeti, ok? Abbiamo un modo per portare alla vita eterna, facendoti lasciare la strada giusta che dovresti seguire, che è questo, ok? E qui viene lo Spirito, come diceva il fratello, lo Spirito Santo, ci viene dato, ok, attraverso il battesimo, che il battesimo è attraverso lo spirito. Ma visto che il mondo è carnale ancora,
loro tornano sempre a fare la similitudine di quella cosa, di questo battesimo, portandoti nell'acqua. Che poi, okay, se ci pensi, quando mai hai visto gli Ahawashai battezzare con acqua? Nessuno. Anzi, ma proprio Giovanni dice: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezza con il fuoco. Quindi, okay, significa che la gente che riceve oggi il battesimo con l'acqua sta ricevendo un battesimo tutto carnale, un battesimo perché... che non è il vero battesimo, è un battesimo che ti preparava al vero battesimo. Perché il vero battesimo nello spirito è che quando tu ricevi questa verità, quando infatti Yahawashai dice battezzate nel nome del Padre, nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Com'è che ti battezzo nel nome del Padre? Che te lo presento. Perché tu, popolo di Israele, che chiami il tuo potere vivente, lo chiami Dio, qual è il nome suo Dio? Quando tu preghi e preghi il Padre nostro e dici Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, qual è il suo nome? Come ti battezzo io dandoti il nome? Sto dicendo il Padre, il nome del Padre è Yahawah. Scusami un attimo. Hallowed be thy name. Ok, what is that name? Che cosa è quel nome là? Come hai detto tu adesso. Che sta là il battesimo, santo, quando Yahawashai, nostro Signore, ci dice battezzate nel nome del Padre e del Figlio. Quindi cosa facciamo noi? Veniamo fuori qua per le strade a portare la verità in nome del Padre. Presentiamo il Dio di Israele. L'unico è Dio vivente, il potere vivente, non quello delle chiese, non quello delle religioni che te lo fanno servire a modo tuo. Ognuno lo serve a modo suo. Ah, secondo me serve così, ah, secondo me si mangia maiale, ah, secondo me non si mangia, ah, posso per me si festeggia Natale, per me non si festeggia Natale. Ognuno lo festeggia, ognuno lo serve a modo suo comunque. Questo è un precetto. Chi è salito in cielo? Questo è il libro di Proverbi, capitolo 4. 34. Capitolo 30, scusami, versetto 4. Chi è salito in cielo e ne è disceso, chi ha raccolto il vento nelle sue pugna, chi ha serrato le acque nelle sue veste, chi ha posto tutti i confini della terra, quale è il suo nome o quale è il nome del suo figliuolo? Questo è il libro di Proverbi, ok, che ci fa capire che chi ha creato tutto questo, chi ha fatto tutto questo, qual è il suo nome, qual è il nome del suo figlio, ok? E cioè questi nomi sono molto importanti e questo è l'ignoranza e l'ipocrisia del mondo, ok? Che tu, se ti chiami Silvestre, se vai ovunque nel mondo ti possono chiamare un altro nome, non funziona così, ok? Comunque non lo so se hai altri precetti, se no... Vogliamo parlare proprio al motore, no, al motore che fa lavorare questo spirito, perché senza fede non fai niente, senza fede non si fa niente. 17, okay? No, tirare fuori un precetto, okay, di tiri Giovanni. Fuori un precetto e magari cioè, sì, che questo è quello che ha fatto anche nostro Signore Yahawashai quando è venuto sulla terra. Questo è il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 25, che dice: Padre giusto, questo è nostro Signore che prega al Padre, dice: Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e questi chi sono? I suoi discepoli, gli apostoli. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome, dice, io ho fatto conoscere loro il tuo nome. Il Signore nostro, Yahawashai, è venuto a presentare il Padre, è venuto a far conoscere, perché a quei tempi, come a oggi, andavano dietro i farisei, dietro i sadducei, che sono le religioni come oggi, come il cristianesimo, come i protestanti, gli anglicani, l'islam, servivano Dio a modo loro, lo servivano in modo sbagliato. Infatti nostro Signore, Yahawashai, ma perché l'hanno crocifisso? Perché hanno crocifisso e hanno ucciso i suoi apostoli, i suoi discepoli? Perché? Perché portavano una parola d'amore? No, perché rimproveravano, perché dicevano: il Signore non ti serve così, lo stai servendo in modo sbagliato, non è così che serve il Signore. Voi non state servendo l'Altissimo, voi state servendo gli uomini, state dando precetti di uomini, insegnamenti di uomini, non insegnamenti dalla Scrittura. È per questo che l'hanno crocifisso, è per questo che hanno molestato, perseguitato, è per questo che lui dice: vi odieranno nel mio nome. E un punto da aggiungere a quello che stai dicendo è che i malvagi che governano sanno che il giorno che tu cominci a conoscere il vero nome del Padre e suo Figlio, e il giorno che tu cominci a seguire i suoi statuti e leggi, hanno perso già una persona. Sì, hanno perso una persona. Loro sanno, fanno di tutto per non farti venire a questa conoscenza, perché vogliono averti sotto, vogliono essere coloro che ti comandano, che ti controllano, e ora stanno preparando anche per farci diventare proprio proprietà privata, ok? Mettendoci quel veleno, e tra poco arriverà anche il marchio della bestia,
quello sarà proprio il finale, che ti rende proprio più, non sei più un proprietà del padre, sarai proprietà di alcuni uomini, sì. Ok? Perciò loro devono stare in mezzo, che fanno la loro parte da Satana, da avversario, che cercano di impedirti di arrivare a questa verità. Vai. Khan, perché è una. Perché il Signore Yahweh Shai ti dice che se tu prendi il marchio della bestia non sarai più col padre? Perché? Perché ti vanno proprio a uccidere, a spegnere la tua spiritualità. Perché come hai detto tu prima, già dal principio, già da quando sei bambino nelle scuole, non ti insegnano che noi veniamo dall'Altissimo, ma ti insegnano che noi veniamo dalle cellule, poi dalla cellula si è evoluta, siamo diventati scimmie, dalla scimmia siamo diventati adesso. Cose assurde. Che noi veniamo dai cavernicoli, che eravamo stupidi, e che poi all'improvviso c'è un salto nella storia, si va a finire dai cavernicoli agli egiziani. Una cosa importante è che queste persone qui, che oggi che sono al potere, ma non perché sono al potere perché loro sono i più forti e sono i più intelligenti, sono al potere perché l'Altissimo sta mettendo la prova sui conti. Perché noi che ai tempi abbiamo abbandonato l'Altissimo per andare dietro alle divinità di altri uomini, il Padre adesso ci sta mettendo la prova. Sta dicendo: voglio vedere cosa scegliete. Se scegliete la via stretta, come dice il nostro Signore Yahweh Shai, la via stretta, la via difficile, quella lì dove si soffre per questa verità, perché poi quando entri in questa verità la sofferenza è garantita, perché tu devi abbandonare tutte le tue vecchie abitudini. Parlo personalmente dal fumare, cioè io per smettere di fumare ho passato all'inferno. Io stavo sulla linea della follia, stavo diventando matto per smettere di fumare. E poi inizi a seguire comunque un cammino corretto. Ma questo, come dice il fratello prima, perché tu quando vieni perché praticamente tu ti stai purificando. Ecco, qua significa, quando uno dice, cosa significa santo? Ti stai santificando. Qual è il frutto del quale parla anche Paolo nella lettera ai Romani? La parola santo vuol dire messo a parte. Ecco perché è molto importante andare anche nelle radici delle parole. La parola santo vuol dire messo a parte, ok? Allora, se dici che sei santo, vuol dire che sei messo a parte, non segui la massa, non segui quello che è l'ordine del giorno che ti presentano, ok? La parola santa vuol dire essere messo. Il Padre ha creato un popolo santo, che vuol dire un popolo messo a parte. Okay, un popolo messo a parte, quindi tu ti metti a parte dalle abitudini e dallo stile di vita che ti dà questo mondo. Quindi tu inizi a mangiare meglio, inizi a comportarti nella maniera corretta. Quindi cosa stai facendo? Ti stai santificando, stai diventando santo agli occhi del Padre. Come dice anche il nostro Signore, siate santi perché il Padre nostro è santo. Come dice qui Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 6 al versetto 22, dice: voi, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Quando dice fate i frutti, quali sono i frutti? I frutti significa operare, camminare, quindi iniziare a smettere di fumare, smettere di fumare, smettere di mangiare il maiale, smettere di ingannare il prossimo, smettere di comportarti in maniera contro alle scritture, perché il Padre ha dato dei comandamenti che sono un manuale di istruzione per il nostro stile di vita, un manuale di istruzione per la vita civica, per come comportarci con il prossimo, per come comportarci con la donna, come comportarci... Scusami, come dice il fratello, c'è un punto che volevo tirare fuori, i comandamenti non sono solo 10, i comandamenti sono 613 comandamenti nelle scritture. E questi comandamenti contengono come comandamenti dietici, dietari, alimentari, come dobbiamo mangiare, come dobbiamo comportarci in una società civile, come comportarsi in diverse cose, anche nei frutti, coltivazioni e robe varie, ok? Questi comandamenti sono completi, ok? Vai. Scusa, signora, stava dicendo? Sì, no, volevo, siccome io sono nel cammino della mia volontà, è il massimo dono che il Signore vuole fare l'uomo per farlo tornare prima della colpa. Quindi questa divina volontà è proprio il dono più prezioso, cioè l'umana volontà è la nostra terribile compagna. Bisogna trasformare l'umana volontà in divina volontà. Prima di tutto, lei crede alla Bibbia? Sì, ok. Ma la redenzione è il primo regalo che il Signore fa all'uomo. Secondo lei che cosa è la redenzione? Redenzione è quello che il Signore ha voluto con la sua, venendo sulla terra, con tutto il suo sacrificio, con il suo dolore,
dare all'uomo questa opportunità, questo dono di salvare l'umanità. Però è il primo step. Allora, prima di tutto deve capire che il Signore stesso non è sceso sulla terra, è stato il suo figlio, sono distintamente due enti diversi, ok? Il padre ha mandato suo figlio, ma qual è la cosa che il padre ha mandato suo figlio a insegnarci? Ha mandato suo figlio a insegnarci il cammino che avevamo lasciato, che è l'inizio, è Matteo capitolo 4, versetto 17, che dopo aver passato la prova nel deserto, da quel tempo Yahweh Shai cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino. Quindi il messaggio che è venuto a portare il suo Signore è un messaggio di chiamare al ravvedimento. Che cosa significa ravvedersi? Significa cambiare vita. Una cosa. Quello che ha detto lei prima, ho capito che non bisogna essere carnali ma spirituali. No, la parte umana bisogna proprio eliminarla per mettere quella divina. Cioè come era l'uomo prima della cosa. E così sarà quando verrà il Signore, ci cambierà i corpi. Cambierà i corpi e saremo spirituali, non saremo più carnali. Nuovi perché adesso viviamo nella carne per servire al peccato. Nuovi cieli in spirito per servire a terra. Comunque la dico, il figlio di Dio lo stesso, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, che il suo nome non è Gesù, dice: se mi ami, osservi i miei comandamenti. Saremo degli ipocriti, ok, dire che amiamo il Padre e non osserviamo i suoi comandamenti. Ma i comandamenti sono la base, okay. Scherziamo. Cioè, i comandamenti sono le basi. La base. Per esempio, se la faccio una domanda, lei mangia il maiale? No. Non mangia il maiale? Beh. È già un buon passo. Okay, perché la società di oggi dicono che questi comandamenti non servono più a niente. Ecco perché c'è tutto il disastro. Ah, c'è. I disastri che sono causati dalla. Perché hanno mollato questi cammini santi che ci porta. Sì, è l'amore con la maiuscola che bisogna veramente cibarsi di amore, dare amore. Sì, l'amore è un'azione, signora. L'amore non è un sentimento, l'amore è un'azione. È un'azione. Azione, d'accordo, ma anzi. L'amore di che parla la Bibbia viene da una parola radice greco che vuol dire agapeo, ok? E la parola agapeo è un amore diverso dall'amore come il mondo pensa. Certo. L'amore è proprio sono queste parole qui. Sì, un precetto. Vai, dammi precetto. In Romani capitolo 13 al versetto 10 dice: l'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. È l'adempimento dei comandamenti. Ok, l'amore è questo. Cioè, e Gesù cos'è? Il padre cos'è? È amore? Non è che possiamo dire di. No, beh, il padre non è proprio amore, perché il padre fa il bene e fa il male. Dammi il libro di Isaia 45, versetto 7. No, devo andare, scusate. Va bene. Grazie. Comunque per dire, il padre, questo è l'ipocrisia della Chiesa, ok? La Chiesa dice, tutti dicono il padre è amore, ama tutti, non fa, ma il padre non è proprio amore. Il padre fa il bene e fa il male. Libro di Isaia 45, versetto 7. Isaia 45, versetto 7 dice l'Altissimo: io formo la luce, io creo le tenebre, io do il benessere, io creo l'avversità. Io, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, sono colui che fa tutte queste cose. Infatti, se vai a vedere su un'altra versione, dice: io faccio il bene e io faccio il male. Il padre fa tutte queste cose qui. Perché il padre non è solo amore, il padre è terribile. Ed è questo l'inganno, che cercano di portare un'immagine diversa, un'immagine che è un omosessuale, che fa tutto amore, come stanno dicendo. Sì, fa capire anche che c'è una lotta tra il bene e il male. Fa capire che Dio, il Dio delle chiese, è tutto amore, il Dio delle religioni, scusate, perché la chiesa, questa è la vera chiesa. La vera chiesa dall'antico greco, ecclesia, significa assemblea, questa è la vera chiesa. Invece la struttura, l'edificio non è la chiesa, quelle sono le religioni, sono le sette. Come insegnano le sette? Insegnano che il Dio di queste sette è un Dio che è solo amore e combatte contro Satana, che è il male. È un Dio diverso da quello che parla. Non è il Dio della Bibbia. Ok, perché come ci è stato detto nel secondo libro di Timoteo capitolo 2 versetto 15, di studiare per essere approvati, separando la parola della verità alla bugia, per non essere in vergogna. Ed è quello che stiamo facendo, noi stiamo separando la verità dalle bugie che ci sono stati dati.
Il Dio che il mondo segue è un Dio diverso, è un Dio diverso dal Dio che c'è scritto qui. Ok? La Bibbia dice che il Dio di questa Bibbia è terribile. Ok? Infatti El Shaddai, come c'è scritto, alla Shadia. Ok? Nell'ebraico originale vuol dire alla Shadia, vuol dire un Dio terribile. Vuol dire Dio terribile. Che Kanak, perché quello che non ti insegnano le religioni oggi, non ti insegnano ad avere timore dell'Altissimo, anzi, tu quando vai nelle religioni oggi ti insegnano ad avere paura del diavolo, ad avere paura di Satana. Satana è a servizio dell'Altissimo. Se tu leggi il libro di Giobbe, Satana non ti può toccare un capello se l'Altissimo non gli dice vai, fallo. Quindi le religioni non ti insegnano ad avere paura, ad avere timore, ad avere questo sentimento che se tu non ti comporti come vuole l'Altissimo sarai castigato, sarai punito. Anzi, quello che non ti insegnano le religioni, sai cos'è? È che non ti insegnano che se tu ti comporti nel modo sbagliato vieni punito, vieni castigato. Loro ti insegnano che il Signore, suo figlio, Yahweh Shai, si è sacrificato e siamo perdonati da tutti i nostri peccati. Ma suo figlio Yahweh Shai ce l'ha insegnato, cioè è venuto a portare un messaggio e dire ravvedetevi, cambiate. Anzi, ti leggo questo per farti capire molto più chiaramente. Questo è Luca, capitolo 17, a versetto 3, è il Signore, suo figlio, nostro Signore, Yahweh Shai, che parla, che dice state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Dice quindi se un tuo fratello ha peccato, se uno di noi ha peccato, tu riprendilo, digli ehi, stai sbagliando come ti stai comportando. E se si ravvede, cioè se cambia, se si pente di quello che ha fatto, perdonalo. Quindi nessuno che non si pente, che non si ravvede, che non cambia viene perdonato. Okay? Quindi è questo quello che la scrittura ci dice. Non ci dice che siamo tutti quanti perdonati perché è arrivato lo stupido che si è messo lì in croce e siamo tutti quanti perdonati, no? Perché si è fatto mettere in croce per dire vicino a me che dobbiamo cambiare. E se non cambiamo non siamo perdonati. Sta qua il messaggio. Dobbiamo cambiare. Cioè, lui stesso ci dice se tuo fratello si ravvede perdonalo, se no non perdonarlo. Cani. Hai un precetto? Sì, ho un precetto riguardo sempre questa cosa che stiamo dicendo, riguardo un Dio che è tutto amore. Questo è il libro di Deuteronomio, capitolo 32, versetto 39, dice ora ravvedete che io solo sono Dio e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano e nessuno può liberare dalla mia mano. Questo non è un Dio che non fa altro che amare. Il padre uccide e fa vivere. Lui ferisce e fa diventare sano la gente. Il padre è un bilancio giusto, ok? E noi siamo qui per imparare ad avere quel bilancio giusto per diventare come il nostro padre. Ma invece quello che stanno insegnando è chiudere un occhio a tutto. E diventare tipo accettare questo amore che stanno predicando il mondo è un amore ingannevole, che è un amore sentimentale, che vuol dire chiudi un occhio a tutto, segui ciò che è, ok? Se vedi un uomo che va dietro un altro uomo, non ti preoccupare, chiudi un occhio e amalo, accettalo. Ma invece la Bibbia dice altro: se un uomo va con un altro uomo vanno uccisi. Queste sono le leggi nella Bibbia. La legge, ti appoggio perché è importante capire che cosa significa proprio l'amore. L'amore mondano è che un tuo amico dice io ti voglio bene, sta dicendo che prova amore per te. Poi passa tua moglie, se la guarda, appena giri l'angolo ci prova con tua moglie. Questo è l'amore del mondo. Mentre l'amore della scrittura, che ti dice nella scrittura di non desiderare, di non provarci, neanche desiderare la donna del tuo fratello, quello è l'amore che tuo fratello prova verso di te, che neanche ci prova, perché l'amore di oggi, gli amici dicono di volerti bene, di amarti, appena ti giri provano a fregarti la ragazza, provano a fregarti la donna, mentre quello è l'amore falso, l'amore a parole, io ti voglio bene fratello, fratelli, appena poi, oppure se hai bisogno non ti aiutano, invece l'amore della scrittura, l'amore dei comandamenti, perché dice l'amore è l'adempimento della legge, come adempia la legge? Io ti voglio bene fratello, non te lo dico che ti voglio bene, ma se tu hai bisogno io ti aiuto. Non te lo dico che ti voglio bene, ma se tua moglie vuole provarci con me, io dico vai via. Quello è l'amore che sto provando verso di te, è un'azione che sto facendo. È differente dall'amore del mondo che dice che ti vogliono bene, come adesso stanno facendo i governi oggi, che ti vogliono bene e ti vogliono far ficcare un veleno dentro, vogliono che ti salvi. Quando mai l'uomo bianco ha voluto bene all'uomo nero, ha voluto bene all'umanità? Quando mai? Quando mai l'uomo bianco, quando mai il governo, la società ti ha dato qualcosa gratis?
Questo è, loro dicono di provare amore per te. Quello non è amore, quello è odio. Anzi, ti dirò fuori un precetto. Questo si trova nel libro dei Salmi, a capitolo 55, versetto 21, che ti dice: la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Ed è questo che vedete succedere nel mondo. Hanno la bocca più untuosa come il burro. Vi parlano gentilmente, vogliamo aiutare il mondo, noi amiamo la gente, bla bla. Ma che cosa dice? Che nel loro cuore è una spada. Hanno la guerra. Hanno la guerra, ok? Loro vi parlano e vedete, la scrittura dice lo stesso, che il diavolo si presenta come un angelo di luce, ok? Il diavolo non è così stupido, è un essere intelligente che il Padre ha creato, ok? Perciò lui fa quello che è stato messo a fare, e quello che è stato messo a fare è essere un avversario alla verità, ok? Infatti andare nella strada sbagliata, ok? Ti tenta a vedere qual è la strada che prendi. Comunque... adesso, dietro tutte queste cose che noi stiamo dicendo, naturalmente, quando uno passa qua e ascolta, tutto sta nella fede. Se credi a quello che stiamo dicendo, se non credi a quello che stiamo dicendo. Can, aspetta, questa cosa che hai detto è molto importante. What's that scripture? No, that's Isaiah, that you hear in spirit that tells you what to do. Molto importante questa cosa qui. Intanto ti appoggio un precetto che hai detto prima. Questo è Primo Samuele al capitolo 2 al versetto 6, per far capire quanto è grande e terribile è l'Altissimo. È che se avessimo il timore dell'Altissimo ci comportiamo in maniera corretta, perché sappiamo che se sbagliamo siamo puniti. Quello che non ti insegnano le religioni, se tu sbagli non vieni punito, se tu sbagli non vieni castigato. Invece no, noi dobbiamo camminare come quando noi eravamo bambini e se sbagliavamo il nostro papà ci dava le botte. Lo stesso dobbiamo pensare dell'Altissimo, perché l'Altissimo è il nostro padre spirituale. Quindi se noi sbagliamo, camminiamo nella maniera sbagliata, siamo puniti, siamo castigati, ok? Invece non sei castigato, sei perdonato se tu che stai sbagliando, poi cambi, dici ok, io non voglio più sbagliare, voglio camminare secondo come dice il Signore. E lì tu sei perdonato in quel caso. Ma invece se tu, una volta che hai saputo che mangiare maiale è peccato, lo sai nella Bibbia, c'è lo spirito dentro di te che ti dice è vero mangiare maiale, e tu continui perché dici vabbè, tanto il Signore perdona, tanto il mio Signore è misericordioso, ci perdona, lì ti stai sbagliando. Come ci dice il libro dell'Ecclesiaste, non essere tanto sicuro del perdono da aggiungere peccato a peccato, affinché non venga quel giorno, perché quando il giorno del ritorno di suo figlio nostro Signore Yahawashai torna, che viene a giudicare il mondo, di noi di non farci trovare dalla parte di quelli lì che hanno ricevuto questa verità, ma che hanno continuato a camminare verso il mondo. Perché sta qua la prova più grande, camminare secondo le scritture in questo mondo di diavoli. Prendi un precetto riguardo quello che hai detto adesso, che il padre castiga chi ama. Questo è il libro di Ebrei capitolo 12, versetto 6. Ebrei capitolo 12, versetto 6 ci dice... Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. L'Altissimo corregge quelli che ama e quelli che ritiene suoi figli. Quelli lì che non si correggono, quelli lì che continuano la loro condotta sbagliata, significa che non appartengono all'Altissimo, significa che non sono suoi figli. Significa che non ci tiene a te, perché se ci tiene a te ti corregge, ti dice non si fa così, non si cammina così. Se non ci teneva a te, tu quando passi di qua, passi, cammini avanti, ma se ci tieni a te perché ti vuole insegnare precetto qual è la veloce, via giusta. Precetto veloce. Questo è il libro di Isaia capitolo 30 versetto 21, parlando di questa cosa che hai detto, che senti una voce che ti dice, ok, questo è il libro, perché coloro che il padre ama, fa in qualche maniera che ricevono questa verità qui. E tanti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. Perciò la signora che è passata prima ha sentito uno spirito, si è fermata. Poteva essere dei figli di Israele, poteva anche non essere, ma forse c'è una probabilità che era israelita, che prima di tutto per avere questa verità devi essere israelita. I malvagi non lo accetteranno mai, ok? Questo è il libro di Isaia capitolo 30 versetto 21, dice: quando andrete a destra o quando andrete a sinistra,
le orecchie udiranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Cane, lo stesso quando passa qualcuno qua, la maggior parte non si fermano, però se il padre ti vuole svegliare ti dà quella voce e dici: ma fammi sentire quello che... Ascolta, ma anche se non passi di qua, anche quando guardi un semplice video su YouTube, c'è quella voce che ti dice: fammi vedere questo video, che dici: ah, interessante, se è lo spirito giusto. Ma poi se il padre invece non vuole farti conoscere, ti dice: no, no, lascia, questa è una cagata, passa avanti. E là tu sei guidato dallo spirito. Perché... un altro precetto veloce. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 20, che è molto importante. E dice: la saggezza grida per le vie, ok? La sapienza, la saggezza, la verità grida per le vie, ok? Non è detto che grida dentro una chiesa, ok? Perciò non è detto che grida dentro una casa, la sapienza grida per le vie, perciò la verità la puoi trovare per le vie. Dammi il precetto che dice Yao Shai mandasse, ok? Guarda, la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Questo è il nostro signore Yahweh. Ok? Negli incroci affollati, essi chiama all'ingresso delle porte in città, pronunzia i suoi discorsi, ok? La verità è per le vie, per le piazze, ok? E noi gridiamo gridiamo la verità del Padre al popolo, li stiamo chiamando, venite alle nozze, ok? Vai. Questo è Matteo capitolo 5, versetto 14, il Signore ci dice: voi siete la luce del mondo, e dice: una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada se per metterla sotto un recipiente, anzi si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Cioè non si prende una lampada e la mettiamo sotto il tavolo. Cioè se tu hai la verità, se tu hai la conoscenza, se tu hai lo Spirito Santo, non stai chiuso nella sala, nelle quattro mura dove nessuno ti vede. Ma come ha letto prima il fratello, nel libro dei Proverbi, la sapienza grida per le città, per le vie. Molto importante questa cosa qui. Dice che la luce, la lampada, quando tu la accendi, non la puoi mettere sotto un tavolo o non la puoi mettere dietro qualcosa. È la stessa cosa. Quella lampada vuol dire la verità, noi siamo la luce, ok? Perciò la nostra lampada non li nascondiamo dentro le chiese, non li nascondiamo dentro le mura, siamo fuori per le vie, per farlo vedere a tutti. È questo che dice le scritture. E ricordiamoci che il libro di Atti, capitolo 3, 16, se non sbaglio, dice che il Padre non dimora nelle case costruite con le mani dell'uomo. Bravissimo. Vai. Sì, sì, sì. Poi dopo io ci tengo comunque ad entrare nella fede, magari riusciremo a tirare proprio appena i primi versetti. Questo versetto qua è per chiudere il discorso di prima, quando... Io pensavo che mi tiravi fuori quello che dice, andate nelle vie, nei corridoi delle strade. Perché è molto importante capire queste cose qui, perché le scritture ci fanno sapere dove trovi la verità. Okay? La verità non si trova dietro le mura, non si trova in chiesa. Ci sono uomini come noi, in tutto il mondo, che sono per le strade, sono per le vie, e il Padre li ha messo lo spirito. Noi non ci vergogniamo di queste cose qui. La gente può passare e vederci come stupidi, guarda cosa hanno addosso, dei stracci. Va bene. Perché Yahweh Shai dice: tu che ti vergogni di me, io mi vergognerò di te. Hai capito? Noi non ci vergogniamo. Il Padre ci ha chiamato per fare questo e lo Spirito ci è addosso per farlo. Perché se lo Spirito non c'è per noi. Cavolo, anch'io voglio uscire un sabato vestito bene e andare a trovare qualche ragazza. Ma non abbiamo quello Spirito. Vai, leggi. Questo è il nostro Signore Yahweh Shai che ci dice nella parabola delle nozze. Matteo capitolo 22 versetto 9 dice: andate dunque ai coricchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Andate dunque ai coricchi delle strade, ok? Non dice andate dentro i tempi, non dice andate dentro le chiese o sinagoghe, andate nei coricchi delle strade. Basta pensare al viaggio che ha fatto Paolo. Cioè, se Paolo stava chiuso in un edificio, come faceva a portare il Vangelo a così tante persone? Come fai tu a portare il Vangelo alla gente se stai chiuso in un edificio? Stai per le strade, perché per le strade camminano, passano, spassano. E a chi
è destinato a che riceva questa verità, gli arriverà la voce dello Spirito e dire: ma cosa stanno dicendo questi ragazzi? Ferma, ti ascolta. Ricordiamoci dunque, molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. E ricordiamoci dunque, la strada che porta alla vita eterna è molto stretta e saranno pochi a trovarla, ok? Perciò questa verità è già stato detto. Non troverai tanta gente a seguirlo, no. Troverai solo poca gente. Se questa verità sono tanti, abbiamo miliardi, vuol dire che non c'è verità in quello che stiamo predicando. Ricordiamoci che il cristianesimo è la religione più grande, più ampia. 50% della popolazione mondiale. 50% della popolazione mondiale, seguito da Islam, poi seguito da buddismo, ok? Questa è una strada larga che dice: la strada larga è quella che conduce alla perdizione, alla distruzione. E cosa dice? Dice: molti andranno per essa. Prendi il tuo ultimo precetto, poi dopo. Matteo capitolo 24, al versetto 4, Yahawashai rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, cioè nella sua figura, dicendo: io sono il Messia, io sono colui che ti sta portando il Messia, sono colui che ti sta portando il Cristo, colui che ti sta dicendo la verità. Scusami. E ne sedurranno molti. La parola Messia può anche significare Salvatore, ok? Perché molti verranno, come ha detto il fratello, molti verranno nel suo nome dicendo che io sono il Messia, che vuol dire io sono il Salvatore, io ti posso salvare. Ok, hanno già fatto queste cose in tanti modi, prima di tutto cambiando l'immagine del padre e suo figlio. Ok, hanno importato un'altra immagine come Salvatore. Ok, ma visto che tanti non ballano a quel ritmo, hanno cambiato diverse cose. Adesso hanno portato una nuova immagine. E questa nuova immagine è la scienza, ok? I salvatori del mondo adesso sono i scienziati. Ok? E che cosa dice il libro di Corinzi? Che la sapienza di questo, il primo Corinzi dice, la sapienza di questo mondo è follia al padre. Ok? E perciò se non vengono e se non vi presentano questa verità com'è, perché questa verità non ha bisogno di essere addolcito, questa verità non ha bisogno di essere presentata in una maniera, va presentata come è. Questa verità si presenta come è, non puoi cambiare la verità, no, il padre ha detto qualcosa di troppo duro qui, no, cambiamo, ok, no, questa verità va presentata come è. Se no gli apostoli, i discepoli del nostro Signore, se no nostro Signore non venivano giustiziati, non venivano uccisi se vi portavano la parola dolce, portato una parola dura e vera. E sai, come ha detto il fratello prima, che questi profeti, secondo te, perché sono stati uccisi? Perché parlavano d'amore? Perché erano tranquilli? No, sono stati uccisi perché parlavano di questa scrittura è dura. Sai che cosa? Un esempio è... Dove is il libro di Levitico? If a man sleeps with a man, he shall be killed. Levitico 20:13. Te lo leggo subito. Libro di Levitico, capitolo 20, versetto 13. Dice... Questo è solo un esempio. 20:13. Vai. Levitico 20:13 dice: se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Dovranno essere messi a morte e il loro sangue ricadrà su di loro. Cane, questo è un esempio di un comandamento molto brusco negli orecchi dei uomini di oggi. Sì. Ok? Infatti, che cosa hanno fatto? La Chiesa Cattolica e il Vaticano hanno riscritto un'altra nuova Bibbia, ok? Per questi omosessuali qui, ok? Perché le parole del padre gli sembra troppo brusco, gli sembra troppo crudo, ma come fai, padre che ama tutti, dire di uccidere un uomo che dorme con un altro uomo? E infatti, vedete, se non seguiamo questi comandamenti, questa è la confusione che hai, che vedi un uomo e non sai se è un uomo o una donna, vedi una donna non sai se è una donna o un altro uomo. Questa è la confusione, e la parola Babylon vuol dire confusione, città di confusione. È questo che vogliono.
le parole del Padre sono dure. C'è anche la scrittura che è come un libro di Ebrei. E queste parole sono come una spada a doppio taglio, perché tagliano il corpo e tagliano anche lo spirito, ma il mondo non lo vuole. Il mondo vuole parole semplici, Padre è amore, ama tutti, chiudi un occhio e fai quello, ama il tuo prossimo, anche se è un malvagio, un demone, un diavolo, amalo, chiudi un occhio. Ma questa Bibbia non dice questo. Ah, what's that scripture? This book contains war, destruction and... Questo è il nostro popolo, Israele, che vuole ricevere vuole essere solo detto che siamo a posto, che siamo bravi, che ci stiamo comportando bene, che il Signore ci ama, che ci perdona. Questo è Isaia capitolo 30, a versetto 10, dice, a versetto 9 dice: poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti, ai profeti, non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunziate di queste visioni di cose vere. Devi andare in profondo, leggi questa, è molto importante questo qua. Diteci, ascolta, è molto importante questo. Questo qui. È il nostro popolo. Questo diteci, è il popolo di Israele. Diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Allora, sentono i profeti e dicono no, non diteci queste cose qui, sono cose troppo dure. Leggi. A quelli che hanno visioni, non ci annunziate visioni di cose vere. Ad esempio, visto che noi siamo per le strade e per le vie insegnando la verità, ma stiamo anche profetizzando che questo mondo, questo pianeta, questo governo, non il pianeta Terra, perché il pianeta Terra è il giardino dell'Eden, sarà rivitalizzato. Stiamo profetizzando che il governo, questo regno, questo impero, dove governa, dove c'è l'uomo bianco che governa qua e che sta distruggendo il pianeta Terra, che ha inquinato l'aria, la terra, il mare, gli animali, tutto. Stiamo profetizzando che finirà, sta per finire. Quindi non sta a costruirti, non sta a comprarti la casa nuova, non sta a prendere il veleno per tenerti il lavoro, non sta a costruire la tua carriera in questo mondo. Fin nella fede? Sì, perché parla di queste cose. Benissimo. Comunque è perché noi stiamo, quindi il nostro popolo non vuole dire no, non vuole sentire che questo mondo sta finendo. Ma noi quando parliamo che questo mondo sta finendo, non è una cosa brutta perché non finisce. Scusami, un attimo, la preghiera, com'è la preghiera? Del Padre Nostro. È la preghiera del Padre Nostro, quando Yahawashai ci insegna ha insegnato come pregare, cosa dice? Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, okay. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno, ok? Yahawashai ci insegna di pregare al Padre affinché il suo regno può venire. Ma chi oggi sta pregando affinché il suo regno venga? Anzi, la gente sta cercando il paradiso qui. La gente non vuole che torna. La gente vuole prendere la nuova casa, la gente vuole prendere la nuova macchina, la gente vuole diventare chissà cosa. Nessuno prega che avvenga il suo regno, questo non è ipocrisia. Anzi, dice, diteci cose piacevoli, dice. Come io, quando a casa mia ho detto, guardate, non c'è bisogno che prende noi, che vi affannate, che vi preoccupate, perché questo mondo sta per finire. Siamo veramente negli ultimi momenti degli ultimi tempi. Non è rimasto proprio scientificamente, gli scienziati hanno detto che la Terra, se continuiamo così, non ha più di 20 anni di vita. C'è proprio l'estinzione, perché del 100% degli animali è rimasto il 5%, il 2%, l'1%. Nel mare non c'è più pesce. Il sole ha bruciato la terra, non dà più. Se tu leggi le notizie su cosa hanno raccolto quest'estate in Italia, hanno raccolto il 50% in meno dell'anno prima di frutta, verdura. Tra poco la terra non dà più il suo frutto, perché? Perché non è stata osservata la legge, non è stata osservata la legge del Signore, perché la terra ogni 6 anni va lasciata a riposo un anno. Nel mare vanno pescati solo i pesci, non tutti gli altri animali che non sono da mangiare. Scusami, per approfondire a quello che dice il fratello, io lo ripeto così per far capire bene. C'è un comandamento nella scrittura che dice il settimo anno, quando tu coltivi una terra, il settimo anno devi lasciare riposare la terra, non devi coltivarci sopra. Questo è il comandamento del Padre. Buona giornata. Grazie. Ciao ragazzi. Questo è il comandamento del Padre.
che tu quando pianti il settimo anno devi lasciare la terra riposare, ok? Vai, leggi. Questo è Levitico al capitolo 25 che dice: il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: dirai così ai figli di Israele: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dove avrete dovrà avere il tempo di riposo consacrato al Signore. La terra dovrà avere il tempo di riposo consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai frutti, ma il 7° anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Il 7° anno devi lasciare riposare la terra, ma questi governi non vogliono. Fanno lavorare la terra continuamente, per forza che vengono i pesti, per forza devono buttare pesticidi, che poi questi pesticidi finiscono dentro il tuo cibo. Il fratello dice un'altra cosa: ci sono alcuni pesci che devi pescare e alcuni pesci che da non pescare. I pesci senza le scale e tutto il resto hanno un motivo perché il padre li ha creato, sono pesci che filtrano l'acqua. Che cosa fanno? L'uomo bianco viene, prende tutti quei pesci, li tira fuori dall'acqua, l'acqua diventa sporca, turbida e i pesci dentro muoiono perché non c'è più quel pesce che li pulisce, ok? Hanno distrutto tutto, infatti se tu guardi un po' di giorni fa, 2 o 3 giorni fa, fatalità, i giorni, fino al giorno di Halloween, si sono incontrati tutti i capi del mondo, ok? Ha parlato il principe d'Inghilterra, di cosa parlavano? Parlavano che c'è il CO, ok, carbonio, che carbonio è vita, CO2, carbonio è vita, questa cosa qui. Vuol dire che l'aria che tu respiri, la scorreggia che tu fai, questi animali qui tirano fuori troppi carboni, CO2, ok? E stanno distruggendo il mondo. Ma tutto questo è un inganno per farti pagare anche l'aria e queste cose qui. Stiamo arrivando a tempi proprio bruttissimi, la gente non se ne rende conto. La terra non ha più tempo. Non ha più tempo, cioè, infatti se... loro hanno detto questa cosa, che il principe di Inghilterra dice che non c'è più tempo. Non c'è più tempo perché loro hanno un modulo, se tu vai a vedere i loro piani, c'è scritto, hanno una visione nel 2030. L'Agenda 2030. Che nell'anno 2030 devono arrivare a un certo obiettivo. Lui ha detto giorni fa che non c'è più tempo. E infatti la scrittura dice, il diavolo sa che non ha più tempo. E lui verrà piombando sulla gente fortemente. Che se hai il precetto nel libro di Apocalisse. Apocalisse capitolo 12, versetto 12 dice: perciò rallegratevi, o cieli. Chi sono i cieli? I cieli rappresenta Israele, ok? I cieli rappresenta Israele, vai. E voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare. Guai a coloro che stanno vivendo in sistema di questo regno qui, ok? Guai a coloro che non cercano il Padre adesso che lo possono cercare, vai. Perché il diavolo che dal greco significa diavolo, sarebbe un uomo che inganna, un uomo che dice menzogne. Perché il diavolo è sceso verso di voi con grande furore, sapendo di avere poco tempo, sanno di avere poco tempo. Quindi loro spingono, loro danno anche la colpa a questa situazione, alla sovrappopolazione mondiale. Dicono: siccome siamo troppi sulla terra, allora non ce n'è abbastanza per tutti di cibo. Dico: ma basta solo pensare a 100 anni fa, ogni famiglia aveva 20 figli, adesso se no facciamo un figlio, 2 figli, 3 figli. Se guardiamo i nostri antenati facevano 10-20 figli ogni famiglia. Quindi come fanno a dire che c'è la sovrappopolazione mondiale? Ma scusami, se tu basta prendere Google Earth o Google Map o quello là e vai a vedere un po', i posti non abitati della terra è 3 volte, 4 volte più dei posti abitati. Che cosa hanno fatto? Hanno centrato tutta la popolazione in queste piccole città, uno sopra l'altro. Questo è un peccato, costruire una casa così alto. Nella scrittura non possiamo costruire le case più di tre piani. E loro cosa hanno fatto? Hanno creato queste città, smart city, chissà cosa, e hanno concentrato il popolo là. Sono città sovraccariche, se tu vai a Milano, a Roma, anche qui a Mestre.
uno sopra l'altro, se tu stai con la tua moglie, quello sotto di te ti sente, tutto questo, questi sono abomini, abomini, hai capito? Hanno concentrato queste cose, coloro che vivono qui, che non hanno un'altra realtà di altri posti, oh, siamo sovrappopolati, ma scusami, se tre quarti della terra non è abitata neanche, hai capito? Dove è la sovrappopolazione? Ecco perché le scritture ci dicono, torno sempre, nel libro di secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15, studia per essere approvato. Padre ci dice di studiare così non saremo ingannati da questi diavoli, perché loro sono diavoli, fanno la volontà del loro padre, menzogne dietro menzogne. Vai. Questo è Giobbe capitolo 13 versetto 4 che dice, perché voi siete inventori di menzogne. Loro sono gli inventori di menzogne. Dai, prendi anche quello che dice, è dato in balia ai malvagi. Questo è Giobbe capitolo 9 versetto 24 dice, la terra è data in balia dei malvagi. La terra è data in balia dei malvagi. Ok, i malvagi sono coloro che stanno controllando adesso, come ha detto prima, sono degli inventori di menzogne. Non fanno altro che inventare menzogne dietro menzogne. C'è anche quello in Giovanni, bravo. Quello in Giovanni che dice, fate la volontà del vostro padre. È stato un... Ce l'ho. Vai. Dovrebbe essere Giovanni al capitolo 8. Questo è il nostro Signore di Ahawashai che parlava alla gente che non comprendeva quello che stavano, che lui diceva. Perché comunque, come ben sappiamo, in Matteo 13, 10, quando i discepoli dicono vicino al Signore, Signore, perché parli in parabole? E il Signore dice, perché a voi è dato conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Qua già vi fa capire che il Signore fa distinzione. Separazione. Sta separando, non è per tutti, è per voi sì, ma per loro no. E qua in Giovanni dice... capitolo 8 versetto 43 dice, perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Dice il Signore, voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Il mondo oggi fanno la volontà del diavolo, okay? Perché la verità non resta in loro. Il loro padre è il diavolo, che è, lui racconta menzogne dietro menzogne. È la sovrappopolazione, è il riscaldamento globale, queste cazzate qui. Sono tutte delle menzogne, ok? La Bibbia dice altro. E loro dicono tutte queste cose qui per spingere un'agenda. E quell'agenda è per incularti proprio pienamente, ok? Perché ritornando a quello che stavamo dicendo, il loro obiettivo comunque è quello là di farti la puntura. Perché come ha detto il fratello prima, noi abbiamo la ghiandola pineale, che secondo proprio uno studio scientifico, loro presero 100 persone e le fecero pregare, queste 100 persone, se mettetevi a pregare. Questo è uno studio che hanno fatto 50-60 anni fa. Ascolta bene, questi sono studi scientifici. Gli americani hanno fatto questo studio, hanno preso 100 persone, li hanno collegato, sai, tutti i fili per vedere quello che dicono, cioè che cosa... che parte si illumina del loro cervello, e vedevano che un tot di persone che mentre pregavano del loro cervello si accendeva, si metteva in funzione questo organo piccolo così, questo muscolo, come possiamo chiamarlo, e si chiama VMAT2, ok? Puoi cercarlo su Wikipedia se vuoi. Questo si chiama un ricettore, sembra un'antenna che ti collega alla spiritualità, che se questa loro, è scienza. Che se loro te lo riescono ad addormentare, tu poi quando preghi, cioè tu non riesci proprio più a connetterti. Guarda, abbiamo la testimonianza dei fratelli in Perù che hanno fatto un campo, che è andato uno che si è vaccinato da loro, uno ha detto guarda io ho preso, uno che ha preso i due colpi e gli ha detto guarda che io non sogno più, perché sognare... E anche, perché come dice la scrittura, il padre attraverso i sogni ti parla, non tutti i sogni. Poi comunque noi abbiamo questo muscolo, questa parte del nostro corpo, la ghiandola pineale, che ci connette alla spiritualità. Quindi loro praticamente attraverso questo veleno, te lo addormentano, te lo sedano. E infatti, tu proprio non ti riesci più a sentire collegato. Scusami che ti taglio, infatti, parlando di testimonianze, c'è un'altra testimonianza di un altro fratello che dice da quando si è stato avvelenato, lui si sente di aver perso la fede. Era uno nella verità,
che conosceva questa verità, l'ha preso e lui dice che si sente, sembra che l'hanno tolto la sua fede da quando ha preso quella roba là. Guarda, loro questo, loro fanno, loro ti creano una paura e dietro questo sono inventori di menzogne, cioè proprio loro dicono le bugie proprio per farti fare quello, cioè ma parliamoci, ma questo, questa pandemia che è arrivata. Certo. Vai, questo è il libro di Secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 11, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Affinché non siamo presi in giro, affinché non ci facciamo prendere alla sprovvista, affinché non ci facciamo ingannare da Satana, dice. Non per questo che a noi ci serve le sue macchinazioni. Perché è per questo che la scrittura ci avvisa, perché praticamente la scrittura che cos'è che fa? La scrittura ti ha fatto capire chi sono i malvagi, chi sono i discendenti di Caino, di Esau, di Edom, e chi sono i figli dell'Altissimo. Attraverso la scrittura noi sappiamo che i così chiamati negri, latini, nativi indiani d'America, i terroni, sono dispersi, sono i veri figli di Israele. Sappiamo attraverso la scrittura che i figli invece dei malvagi, perché ci sono tre tipi di uomini ci sono a questo mondo. Ci sono i figli dell'Altissimo, ci sono i figli della mano sinistra che sono i malvagi, sono gli Edomiti, Esau, sono coloro che si sono autoproclamati l'uomo bianco. E i figli dei uomini che sono tutte le altre. E sono, bravo, sono diciamo i gentili così, così chiamati nella Bibbia. Attraverso la scrittura noi abbiamo l'intendimento di chi oggi governa il mondo. Sappiamo che quindi oggi governano il mondo coloro che ai tempi abitavano nelle caverne. Perché praticamente solo a Israele è stato dato questo comandamento qua. Ai tempi, come ad oggi, solo Israele riesce a ricevere questa verità. Ti prendo il precetto per farti capire che è solo per Israele. Questo si trova nel libro dei Salmi, al capitolo 147, al versetto 19, è l'Altissimo che dice: egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, che sarebbe il padre di Israele, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Perché noi attraverso la finiscilo, dice che non ha fatto sì, con altri. Infatti, versetto 20 dice: egli non ha agito così con tutte le nazioni, non ha fatto così con tutte le altre nazioni, ragazzi, ma solo a Israele. I suoi decreti, esse non le conoscono, perché a noi ha dato l'intelligenza, la sapienza, la conoscenza di come si... E questo porta nel Genesi, quando il padre creò l'uomo nella sua immagine. Ricordati, il padre ha già creato tutte le nazioni, e ha scelto un uomo che porta i suoi come si dice? La parola. Che porta le sue strade, ok, amministratore, creandolo nella sua immagine, ha creato uno retto che potrebbe fare la sua volontà, sì, soffiando nel suo naso, il soffio è la verità, i comandamenti, torna. No, il soffio vitale. Quindi a differenza di questi qua, noi attraverso la scrittura conosciamo che coloro che oggi governano il mondo non sono il popolo di Israele, anche se loro dicono di essere ebrei, però sappiamo attraverso la scrittura che coloro che oggi dicono di essere ebrei sono sinagoga di Satana. Prendilo, il libro dell'Apocalisse capitolo 2, ce l'hai anche in 3. Questo è Apocalisse capitolo 2, versetto 9, che dice il nostro Signore Yahweh Shai, dice: io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, riferendosi. Ok, riferendo all'Israele, io conosco la tua tribolazione e la tua povertà. Vuol dire che i figli di Israele sono poveri. Sono gli ultimi della società oggi. Sono gli ultimi della società, i così chiamati negri, nativi americani e latini. Questi sono i figli del padre. Sono stati presi come schiavi da tutto il mondo, ok? Il padre conosce la nostra povertà, vai? Tuttavia sei ricco. Tuttavia siamo ricchi. Perché siamo ricchi? Siamo ricchi perché siamo i figli del potere. Israele, che nell'antico ebraico è Yasharala, vuol dire i figli del principe. Ok, un principe che cosa è? Il principe prende il posto del suo padre, ok, diventa re. Il principe, tutte le cose che appartengono al padre, è suo. Siamo ricchi perché siamo dalla parte di colui che ha creato tutto. Siamo ricchi, okay? Perché anche abbiamo l'eredità, can, abbiamo la promessa del regno dei cieli. Perché comunque la promessa che il Signore di Ahawashe ha fatto del regno dei cieli, il regno che verrà, è stata fatta solo al popolo di Israele. Non solo è stata al popolo di Israele. È per questo che noi siamo ricchi. Perché anche se in questo pianeta qua, in questo governo qua, soffriamo, ma come ha sofferto il figlio dell'Altissimo, come hanno sofferto tutti i suoi servi, anche noi dobbiamo soffrire. Perché ci sta preparando, ci sta insegnando a discernere cosa è giusto da cosa è sbagliato.
cane. Cos'è bene da cos'è per male. Essere i giudici, che ha creato un popolo di preti e giudici, ok? E noi si sta preparando a essere i giudici di questa terra. E arriveremo quindi, appunto. E quindi la calunnia, cioè quella che attaccano, la calunnia lanciata da quelli che si dicono essere giudei, quelli che dicono sono gli ebrei, quella che oggi governano le banche, Rothschild, Rockefeller, quella gente la loro Oppenheimer, dicono che sono ebrei loro. E coloro che occupano anche Gerusalemme, che dicono che sono ebrei. Coloro che oggi occupano Gerusalemme, occupano cosa Israele. Sono? Adesso vediamo. E coloro, è la calunnia da quelli che si lanciati, che dicono di essere giudei, ma non lo sono. Sono una sinagoga di Satana. Ok? Vedete perché questa Bibbia dice tutto. Ok, abbiamo tutto nelle scritture. Le scritture ci apre gli occhi, ci fa capire cosa sta succedendo. Infatti, ho sempre cercato di far capire, c'è una differenza nella Chiesa, perché la Chiesa, per predicare nella Chiesa, se tu devi aprire una Chiesa, devi avere una licenza, la C501, tra parentesi, C3, ok? E questa licenza ti permette di predicare questa verità come religione, ma non come fatti storici, ok? Perciò loro ci bombano la testa di cazzate teosofiche, tutte le cagate del mondo, ok? Ma non ti dicono che, guarda, tu sei il popolo in cui hanno scritto questa Bibbia qui. Quegli uomini che stanno governando, che non hanno la pigmentazione, sono i figli di Esau, sono i malvagi. Non te lo dicono. Non ti dicono che i Moabiti sono i cinesi, non ti dicono che gli Ammoniti sono i giapponesi. Non ti dicono che gli Elamiti sono gli indiani, ok? Cercano di predicarti cose favorevoli alle orecchie carnali, ma non allo spirito, non ha nessun valore allo spirito. La gente oggi va in chiesa, basta che prende quel pane là abominevole dal prete e torna a casa e crede di essere pulito per tutta la settimana. Questo è ipocrisia. È carnalità, questo non ha nulla a che fare con lo spirito. Oh, questa sì, è lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 25, dice, sapendo ecco chi sono questa gente che governa il mondo, sapendo chi sono i veri figli di Israele, chi sono questi, sappiamo quindi da dove vengono la scuola, le religioni, dice, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece che il creatore. Questo li insegnano loro. Hanno sempre adorato la creatura invece al creatore, ok? Hanno visto questo pianeta quanto bello è, come sono le quattro fasi della luna, che diventa nuova, diventa mezzo pieno e torna, il giro che fa il sole dall'est al nord. Hanno visto un uomo fatto con tutta la sua facoltà che stanno cercando di distruggere, ok? Hanno visto l'uomo che pensa, che ha due occhi, perfetto, bello, ma dicono no, è successo tutto a caso. Quindi cane, avendo questa conoscenza qua, che tu non ti fai ingannare da Satana con queste sue macchinazioni, con queste sue che spingono a conformarti, a fare quello che ti dicono loro. E ad oggi, come abbiamo visto, siccome non hanno più tempo, stanno spingendo, dicendo che noi non possiamo lavorare se non facciamo quello che dicono loro. Noi non possiamo andare al supermercato se non facciamo quello che dicono loro. Sappiamo che tutto questo comunque è profezia biblica. E quando arrivano questi tempi qua, sappiamo che siamo alla fine. Sono rimaste poche profezie, sono rimaste. È rimasto il microchip, arriva il microchip, che è il marchio della bestia, quello là che già stanno usando in Cina, già usano in Svezia, appena diventerà mondiale. Oh, scusami, in Nigeria hanno già introdotto i soldi digitali. Li hanno già introdotto, ok? La scrittura ci fa capire comunque nel libro di Apocalisse 13, versetto 16-18, ci dice che arriverà un momento di cui, se noi non abbiamo... Se non hai questo marchio non potresti comprare e ne vendere, hai capito? E stiamo arrivando a quel momento là, di cui questo è una preparazione a quel periodo là, che con questo avvelenamento.
stanno preparando. Quindi abbiamo profezia microchip, appena si realizza la profezia del microchip che già è in giro, lo devono solo, stanno solo cambiando la moneta, la fanno diventare digitale, il passaporto della puntura, metteranno tutto lì. Dopo quello ci sarà la terza guerra mondiale, che sarà Cina, Russia, Iran, che attaccheranno l'America, come ci dice il libro dell'Apocalisse. Sì, ma quello là ci vuole poco, come dice il libro di Apocalisse, appena introducono il marchio della bestia, da un momento all'altro, una settimana, un mese, tre mesi, due mesi, si lancia la terza guerra mondiale. Queste sono le ultime profezie che il nostro Signore Yahweh Shai. Yahweh Shai ha detto, quando accadrà questo, sappiate che quando accadrà questo, arriverò io. Infatti noi, quando mentre vedremo i missili nucleari che andranno da una parte all'altra del mondo, vedremo i così chiamati UFO, i carri dell'Altissimo che verranno a prendere i suoi eletti, che verranno a prendere gli eletti del popolo di Israele e un terzo della casa di Israele. Per questo quando in Apocalisse diceva al capitolo 12, diceva perciò rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi, perché il popolo di Israele sarà, gli eletti del popolo di Israele saranno nei carri e vedranno quello che sta succedendo giù sulla terra. E guai a voi quelli che siete sulla terra, perché quelli che sono sulla terra vedranno distruzione. Distruzione. Ed è questo è il famoso inferno che la Chiesa dall'ignoranza predica, ok? Sì. Quell'inferno, quel fiume di fuoco che dicono che c'è scritto, rappresentano gli eletti quando saranno sui carri e vedranno da giù. E vedranno la terra diventare come proprio un fiume di fuoco quando piombano i missili. Ah, quello è l'inferno che sta arrivando. Che l'inferno del quale ti parlano le religioni è l'inferno di Dante Alighieri. Sì, che è una favola greca. E nella scrittura non c'è scritto l'inferno, non ti parla dell'inferno. Caramba. Ti parla invece del fuoco. Quando vedi la parola hell, inferno, vuol dire, come si chiama? Dove... È uno stato d'animo. No, quello che si può dire i morti. Ok, la tomba. Vuol dire la tomba, ok? Ma se tu vai ancora dietro nell'Antico Testamento, si chiama Gaiena, che vuol dire un posto dove... Ah, la Gaiena, ok. Dove bruciavano i sporchi, i morti, robe varie. Perciò rappresenta uno stato d'anima, ok? Uno stato d'anima. Il cielo, il paradiso e l'inferno è qui. Non vogliamo neanche andare, se no... Sì, se andiamo proprio nel profondo. Questa lezione chiuderemo con questo libro di Efesini. Vai. Leggiamo, perché questo, avendo detto tutto questo, che stanno arrivando queste cose qui, come dobbiamo comportarci in questi ultimi tempi? Volevamo parlare di tutto altro oggi, che la fede sì. È molto importante, perché se non hai fede, non fai niente, non compi niente, ok? Ma vediamo come dobbiamo comportarci in questi ultimi tempi. Efesini capitolo 6 versetto 10. Sì. Questo è Efesini capitolo 6 versetto 10 che dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Khan, coloro che non hanno la fiducia nel Padre, ok? Coloro che non credono che è. Coloro che non credono che li potrà salvare nel momento di carestia, nel momento di problemi, coloro che non si ricordano i nostri padri antichi che sono stati salvati dalle mani di ogni nemico che gli è venuto, saranno distrutti, ok? Saranno presi con l'inganno. Perciò in questo momento dobbiamo credere che il Padre è come il suo nome, ok? Mettere la nostra armatura di fede. Oggi? Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Khan, la nostra guerra non è contro la carne, non è una cosa carnale, è oltre quello che possiamo immaginare. Questa guerra è contro principati e poteri in posti alti, ok? Dominatori del regno di malvagità. Lo dice la Bibbia, è chiaro, è là. Vuol dire che in questi tempi che stiamo vivendo è governato dai malvagi. Perciò, detto questo, non so se volete aggiungere altro. Io devo chiudere con questo precetto che mi è detto prima. Questo è Galati al capitolo 6 al versetto 7 che dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio.
perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Ah, è semplice. Quello che semini è quello che mieterai. Non puoi seminare il mango e prendere la lattuga. Se tu semini bene, qual è il bene? Bene è seguire la volontà del Padre. Così fai vedere che lo ami, ok? Anzi, c'è una scrittura nel libro di Apocalisse, capitolo 2, mi sa, coloro che hanno mantenuto le parole della mia promessa. Sì, dall'inizio. Versetto 3. Apocalisse capitolo 1 versetto 3 dice: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Beati a coloro che leggono le parole di questa profezia e che tengono. C'è un altro versetto 2 che dice: però io vengo a salvare le cose. Hey, but capito, what blessed are they when I shall come and find them doing that which, blessed are they which when I come I shall find them doing, when the master shall come shall find them doing. Dunque, vengo tosto. No, c'è un, non è, dunque, beata coloro che quando torna il maestro li trova facendo questo che... Ah, ok, quello si trova in Matteo, Luca, beato a coloro che quando torna il maestro li, fa, li vede facendo i suoi lavori, ok? Perché questo è tutto quello che dobbiamo fare adesso, ok? Poi dopo prendiamo il libro di Ecclesiaste, capitolo 12, la conclusione di tutto. Leggi questo e dopo leggi la conclusione. Questo è Luca capitolo 12, al versetto 43, dice: beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. Beato a quel servo che al ritorno del suo maestro lo trova facendo queste cose qui. La scrittura dice: se mi ami osservi i miei comandamenti. Ora sentiamo la conclusione di tutto e chiudiamo questa lezione. Ecclesiaste capitolo 12 al versetto 13 dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Yahawah Ba'asham Yahawah Shai e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Osservi, temi Padre Yahawah Ba'asham Yahawah Shai. Prima, osservi tutti i suoi comandamenti e questo è la conclusione di tutto, ok? Il timore del Padre porta alla sapienza, come sappiamo. Quello che ti motiva. È quello che ti motiva, ok? Saremo andati molto più, che lo Spirito c'è fortissimo, ma dobbiamo chiudere che sta diventando troppo lungo. Ok, detto questo, speriamo che siete stati edificati attraverso lo spirito di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, Abad Babal. Speriamo che saremo fuori da questo regno a breve. E vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawah Ba'asham Yahawah Shai Ba'asham Kakudash. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità ed è la verità che ci condurrà alla vita eterna. Ok, shalom agli eletti della casa di Yasharala che si affaticano facendo questo lavoro in questi ultimi giorni. Tenetevi saldi che la salvezza è vicino. Alla prossima, shalom. Oh.